proprio nel sociale che l'innovazione tecnologica dà grandi contributi. Oggi noi sta crescendo l'aspettativa di vita, anche perché siamo in grado di riconoscere una malattia molto prima che questa malattia si presenti in maniera evidente, e tutto questo dipende appunto dalla tecnologia. Io ritengo che un altro punto importante è che finalmente stiamo imparando a lavorare assieme, perché uno strumento avanzato senza un buon medico, senza un buon ingegnere, senza un buon matematico oggi non riesce a essere capace di dare delle informazioni. Quindi l'interazione di saperi diversi ci porta sempre di più a degli avanzamenti tecnologici. L'altro punto importante è che anche la medicina stessa cambia. Oggi l'uso del Da Vinci richiede una capacità ai nostri medici di poter intervenire a distanza guardando la realtà virtuale che c'è nel nostro corpo, e quindi lavorare in maniera da poter eliminare dei pezzi di tumori che siano piccolissimi, ma che attraverso queste tecnologie ci permette veramente di poter dare la possibilità di rendere la vita sempre più lunga.